Dal palco al reparto di pediatria del Policlinico Vanvitelli, Biagio Izzo e Rocío Morales Muñoz, protagonisti dello spettacolo Di che ti manda Picone, hanno voluto festeggiare l'Epifania in anticipo con le famiglie, i bambini e gli operatori ricoverati nei vari reparti della struttura, tra i quali la terapia intensiva neonatale, una giornata trascorsa con la Befana e i pupazzi più amati dai bambini, con la distribuzione della consueta calza. Da poco sono diventata madre, no? Quindi da 2 anni, quindi per me è un momento nel quale non potevo mancarci. Parlandoci di mamme e di figli, quando ho capito l'importanza che è per tutte noi donne avere un figlio, no? Anche vederlo, poter guardarlo e avere dei professionisti a fianco che ti aiutano a dare vita vera a quel bambino, a farlo crescere. E comunque anche a quelle persone che stanno intorno in una istituzione come questa, nella quale supportano, ma non soltanto a livello medico, ma anche a livello morale, emotivo, no? Quindi io credo che io mi sono ritrovata, vi confesso, con mia figlia in ospedale e ricordo le persone che venivano a salutarmi, a darmi un conforto, un abbraccio, quanto sono state importanti per me, no? Voglio fare i complimenti al direttore perché è stato uno testardo che è riuscito a realizzare questa bella struttura in un centro storico di Napoli e niente, è una cosa meravigliosa perché si aiutano bambini che nascono prematuri, però voglio anche dire che i bambini prematuri sono anche più forti, sono più, l'abbiamo statisticamente provato, sono più intelligenti, tanto è vero che io sono nato normale, non ho prematuri e la differenza si vede tutta qua. Veramente un in bocca al lupo alle mamme di non preoccuparsi, stanno in una struttura meravigliosa che lavorano per loro e faranno di tutto, che i risultati si vedranno sicuramente. In bocca al lupo e tanti auguri a tutti quanti voi.